prima cosa, allora noi abbiamo perso 2 settimane, non abbiamo perso, abbiamo impiegato 2 settimane per costruire i numeri reali. Siamo partiti da n con gli assiomi di Peano, abbiamo costruito i numeri interi come le coppie di numeri naturali con la relazione di equivalenza che diceva che sostanzialmente m-n era uguale a m'-n'. Poi abbiamo costruito i razionali p su q uguale più primo su q primo, dopodiché abbiamo incontrato un problema perché avevamo tutta una serie di proprietà. Q era un campo, ci possiamo fare l'addizione o la moltiplicazione, è un campo ordinato, cioè esiste una relazione d'ordine con quelle proprietà di collegamento con le operazioni di somma e prodotto, e è un campo archimedeo, cioè tra i due numeri razionali positivi esiste sempre un multiplo del più piccolo che è più grande. A questo punto però abbiamo visto che ci sono, diciamo, almeno noi i numeri reali li andremo a rappresentare su, geometricamente su una retta orientata, ci sono dei numeri, ci sono dei punti che non corrispondono a numeri razionali, perché abbiamo fatto l'esempio: se io prendo un quadrato di lato 1, prendo la diagonale del quadrato, con il compasso la riporto sulla retta orientata, la lunghezza di questo segmento, già sapete forse dalle superiori, ma comunque noi l'abbiamo dimostrato, che è incommensurabile rispetto al lato del quadrato, cioè non ammette un multiplo comune. Quindi, perché questa lunghezza per il teorema di Pitagora deve essere pari a un certo valore x che elevato al quadrato deve fare 2. Siccome x quadro deve fare 2, x quadro non può essere un numero razionale, e questo l'abbiamo dimostrato. Allora abbiamo un problema di costruire quest'ultimo insieme. Allora, per fare questo abbiamo introdotto le sezioni del campo razionale. R è dato dalle sezioni di Q. In verità, cos'è una sezione? L'abbiamo visto l'altra volta, non lo ripeto perché sennò non è che possiamo ripetere le cose all'infinito, però anche le sezioni hanno, diciamo, anche lì dovrei introdurre una relazione di equivalenza, cioè nel senso, quando faccio la sezione che mi dà radice di 2, quella è unica. Per esempio, da una parte ci stanno tutti i numeri elevati che sono negativi, razionali, oppure che razionali elevati al quadrato fanno meno di 2, dall'altra parte ci stanno tutti quelli che sono positivi e che elevati al quadrato fanno più di 2. Quando invece io la mia sezione va a identificare un numero vecchio, un numero di quelli razionali che già esistevano, per esempio se la mia sezione va a identificare il numero 5, sarà data dai numeri razionali che vanno fino a 5 e i numeri razionali da 5 in poi. Il 5 lo posso mettere in uno qualunque dei due elementi della sezione, perché poi alla fine l'elemento di separazione sarà sempre 5. Quindi questo discorso l'ho più o meno impostato, non l'ho sviluppato nei dettagli perché non mi interessa sviluppare nei dettagli, l'importante è che abbiate il concetto. Una volta che sappiamo questo, adesso dobbiamo lavorare con R. Abbiamo questo insieme e ci possiamo lavorare. Cosa possiamo dire? La prima cosa da fare è ricapitolare le proprietà di R. R noi lo indicheremo sempre così, ma lo penseremo sempre così. Cioè su R noi abbiamo la somma, il prodotto e la relazione d'ordine maggiore o uguale. Ok? La somma e il prodotto si fanno per approssimazione, cioè quando io faccio radical 2 più radical 3, cosa sto dicendo? Tu puoi effettivamente calcolare radical 2 più radical 3 sulla tua calcolatrice? No, ma puoi calcolare qua, diciamo, qualunque numero di cifre decimali di questo radical 2 più radical 3. Vuoi calcolare 8 cifre decimali? Prendi radical 2, lo sviluppi con 8, 9, 10, quante cifre decimali sono necessarie,
prendi radical 3, fai la stessa cosa, fai la somma e a un certo punto, quando andrai a prendere radical 2 e radical 3 abbastanza, con un numero abbastanza grande di cifre decimali, potrai stabilire che la somma di radical 2 più radical 3 è compresa tra un certo valore e un certo valore più 10 alla meno 8. Chiaro? Dopodiché, siccome posso farlo per ogni cifra, diciamo, con qualunque approssimazione sia necessario, praticamente io avrò in quel modo identificato la sezione che mi dà radical 2 più radical 3. Ora, questo fatto noi non lo facciamo veramente ogni volta con tutte le cifre decimali necessarie, però l'importante è sapere che si può fare, quindi su R si può fare la somma, su R si può fare il prodotto. R con la somma e con il prodotto ha esattamente le stesse proprietà di Q, quindi passando da Q a R non si perde niente. Quindi R con la somma e il prodotto è un campo che è il riassunto, non lo ripeto, di tutto quello che ho scritto l'altra volta su Q. Quindi andate a prendere tutta la lista delle proprietà di Q con la sua somma e con la somma e il prodotto. Se invece di Q ci mettete i numeri reali, funziona tutto uguale. Quindi è un gruppo abeliano rispetto alla somma, la moltiplicazione è un'operazione interna distributiva rispetto alla somma, poi esiste l'unità del prodotto che è 1 anche, esiste l'immesso del prodotto che è reciproco, però ogni elemento è diverso da 0 e il prodotto è commutativo. Quindi abbiamo tutte queste proprietà, è un campo. Invece, ripeto, cosa vuol dire che questo è un campo ordinato? Quindi ripeto il concetto di relazione d'ordine. Che cos'è? Diciamo, dati x e y, si può sempre stabilire se x è più grande di y. Quando è che avveniva questo? Quando la diciamo sezione, l'insieme B della sezione di X conteneva era contenuto nell'insieme B della sezione di X, cioè andate a confrontare le cifre, ognuno di questi due numeri ha un'espansione decimale, l'espansione decimale dei numeri reali è illimitata, possibilmente non periodica, se è periodica corrisponde al numero razionale, se no, no. Però, siccome io posso scrivere infinite cifre decimali di questi, infinite cifre decimali di questi, io vado a confrontare fino a che non trovo una cifra decimale diversa. Ok? A quel punto so che uno dei due è più grande dell'altro. Quindi fino a che sono uguali. L'unica ambiguità ci può stare quando io vado a confrontare due numeri razionali, anzi, numeri razionali che hanno un'espansione decimale limitata, perché quelli possono avere un'espansione decimale anche periodica. Facciamo un esempio: se qua scrivo 1,999999 e continuo ci stanno sempre 9, qua scrivo 2,00000, sembra che x sia minore di y, ma in realtà x è uguale a y. Ma quella ambiguità l'abbiamo ben messa in luce, quindi tranne quel problema lì, io quando vado a scrivere, che ne so, se x è uguale a 1,41,42,136 e y è uguale a radice di 2, che è uguale a 1,41,42,135 e rotti, e qua non vengono tutti 999, so che x è maggiore di y. È chiaro? Ok. Quindi è sempre possibile stabilire questa proprietà. Quindi si dice che questa relazione d'ordine è completa, cioè nel senso io posso sempre dire, dati due numeri, non tutte le relazioni d'ordine sono complete. Pensate per esempio alla relazione d'ordine che mi dice che un insieme, quella corrispondente a questa per gli insiemi, un insieme A contenuto in un insieme B,
ci può stare il caso in cui io ho due insiemi A e B, ma succede che A non è contenuto in B e B non è contenuto in A. Quindi non sempre tutti, diciamo, gli elementi dati una relazione d'ordine si possono confrontare. In questo caso sì. Poi però che cosa vuol dire che questa è una relazione d'ordine? Che cosa è di queste tre proprietà? Prima proprietà, riflessiva, x è maggiore o uguale di x per ogni x appartenente a R. La seconda proprietà, antisimmetrica, cioè se x è maggiore o uguale di y e y è maggiore o uguale di x, allora x è uguale a y per ogni x appartenente a R. E la terza proprietà, che è la proprietà transitiva, se x è maggiore o uguale di y e y è maggiore o uguale di z, allora x è maggiore o uguale di z, questo per ogni x, y, z, cioè se io prendo dei numeri, qualunque essi sia, ogni numero è maggiore o uguale di se stesso, perché è uguale a se stesso, il maggiore o uguale contiene anche la possibilità che i due numeri siano uguali. Se succede che x è maggiore o uguale di y e y è maggiore o uguale di x, allora i due numeri devono essere uguali. Se io ho il doppio confronto, riesco a dimostrare che il primo numero è più grande del secondo e il secondo è più grande del primo, in realtà devono essere uguali. La terza proprietà è la proprietà transitiva, che era verificata anche dalle relazioni di equivalenza. Cioè, in questo caso però abbiamo questa qui che è una relazione d'ordine, cioè se x è più grande di y, se x è più grande di z, ovviamente anche x è più grande di z. Questa proprietà è verificata per la relazione d'ordine maggiore uguale. Queste proprietà sono verificate per la relazione d'ordine. Va bene? Campo ordinato che significa? Non significa solo questo, questo significa solo che c'è la relazione d'ordine. Il campo ordinato significa che ci sono anche queste due proprietà di collegamento, campo ordinato di collegamento con la somma e il prodotto, che sono le stesse di Q, cioè prima proprietà x è maggiore o uguale di y se solo se x più z è maggiore o uguale di y più z. Questo però x, y, z appartenenti a R. Se vi ricordate l'abbiamo già enunciato queste proprietà, ma per Q valgono anche per R. La seconda proprietà, che se x è maggiore o uguale di 0 e y è maggiore o uguale di 0, allora x per y è maggiore o uguale di 0. Questo per ogni x e y appartenenti a R. Cioè, io prendo tre numeri. Se il primo è più grande del secondo, aggiungendo il terzo a tutte e due i membri della disequazione, la disequazione non cambia. L'altra proprietà è quella che corrisponde alla proprietà che conoscevate come proprietà delle disequazioni, che quando voi moltiplicate per un numero maggiore di 0 una disequazione, la disequazione stessa non cambia. Questa è enunciata in modo leggermente diverso, mi dice semplicemente che se moltiplico due numeri positivi il risultato è un numero, due numeri non negativi, il risultato è un numero. Ovviamente se moltiplico due numeri strettamente positivi il risultato sarà un numero strettamente positivo. Chiaro? Tutte queste proprietà sono facili da verificare, quindi valevano in Q per approssimazione, andrebbe tutto riverificato, ma per approssimazione valgono pure in R. Ok. Campo ordinato Archimedeo. Scriviamo, no, non voglio cancellare, lasciamo indicato qua. R è un campo archimedeo. Campo archimedeo che significa? Che se io ho y maggiore di x maggiore di 0, allora esiste un numero n appartenente a n tale che nx è maggiore di y. Allora questa uno potrebbe dire, ma perché non verifichi tutte le altre? Perché non voglio perdere tempo. Questa qua ve la verifico.
Allora, diciamo, noi sappiamo sicuramente che x è maggiore di 0. Che vuol dire? Che esiste un numero razionale p su q tale che x è maggiore di p su q che è maggiore di 0. Perché? Vi ricordate che i reali sono la sezione del campo razionale? Allora, se x deve stare a destra di 0, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che la sezione, quando vado a fare la sezione A, deve contenere qualche numero positivo, perché altrimenti se A non si arrivava fino a 0, conteneva solo numeri negativi, allora x o era 0 o era di meno, ma invece io so che x è maggiore di 0. Allora, se A deve contenere qualche numero positivo, ci deve stare qualche numero razionale positivo in A. Ma razionale positivo che significa? Siccome sta in A, x è maggiore di p su q, siccome è positivo vuol dire che è maggiore di 0. Quindi se un numero reale è positivo, io posso sempre trovare un numero razionale più piccolo di lui, ma ancora positivo. Dall'altro canto, sicuramente esiste m appartenente a n maggiore di y, tale che m maggiore di y sia maggiore di y. Questo è ovvio, perché y comunque è un numero, comunque è dato da una sezione, nella sezione ci sta qualcosa in b, nel momento in cui ci sta qualcosa in b ci sta anche un numero intero, un numero naturale in b, e quindi sicuramente vale questo. Quindi abbiamo questa situazione: questo è maggiore di questo, che è maggiore di questo, che è maggiore di p su 3, che è maggiore di 0. P è maggiore o uguale di 1, P e Q sono numeri naturali, tutti e due numeri naturali, perché il rapporto è così. A questo punto, se io faccio Q per m per x, allora vi faccio notare che q per m è un numero naturale, q per m per x è maggiore, sto moltiplicando per un numero positivo, questa disequazione qua non cambia, quindi q per m per x è maggiore di q per m per p su q. Questo si semplifica, questo è maggiore o uguale di m, perché se p è uguale a 1 è uguale a m, se p è maggiore di 1 è maggiore di m, ma m è maggiore di x. Quindi cosa ho scoperto? Ho scoperto che ci sta un multiplo di x che è maggiore di y. Ora, questo ragionamento che io ho fatto è assolutamente si chiama ragionamento elementare, cioè non ci sta niente di complicato, però siccome è fatto da tanti piccoli passaggi, a qualcuno può dare qualche problema, è articolato direi, ma non è più complicato. Se qualcuno vuole capire come si ragiona, se lo rivede fino a che non dice ah, ho capito. Comunque, intuitivamente il fatto che sia Archimedeo cosa dice? Dice che se io ho un numero, facciamo per dire che qua, diciamo, ho lasciato un pezzo di retta molto lungo, no? Allora, io allora ho x che è maggiore di 0. Allora, chi sono i multipli di x? Sono 2x, 3x, 4x e così via. Y starà a un certo punto, no? Anche intuitivamente si capisce che vado avanti, vado avanti, vado avanti, a un certo punto io qua ci ho messo una segmentatura per dire vabbè, in realtà Y non sta qua, sta molto più in fondo là, però per quanto possa essere grande, prima o poi ci arrivo. Chiaro? Prima o poi ci arrivo.
Ok. E questa è la dimostrazione, cioè questa cosa si può dimostrare. Quindi questa proprietà anche ce l'abbiamo, R è un campo ordinato e archimedeo. L'ultima proprietà, che è RA, e che R è continuo. R è continuo, che significa? Sia A, B una sezione di R, non di Q stavolta, di R, cioè A unito B è uguale a R, A intersecato B è uguale al vuoto, se X appartiene ad A e Y appartiene a B, allora X è più piccolo di Y. Questa è una sezione di R. Allora esiste un unico Z numero reale tale che X è minore o uguale di Z, che è minore o uguale di Y, per ogni X appartenente ad A e Y appartenente a B. Z si dice elemento di separazione di, della sezione AB. Quindi quando vado a fare, allora cosa mi dice questa proprietà? Questa proprietà Q non ce l'ha, perché quando vado a fare la sezione che mi dovrebbe dare radice di 2, lì in mezzo non ci sta niente, cioè, o meglio, ci sta un numero ma che non sta in Q. Invece in questo caso, quando vado a fare una sezione di R, in mezzo c'è sempre un numero di R. Allora vediamo se avete capito qualcosa. Dove sta Z? In A o in B? Può stare in tutte e due? No. Beh, almeno abbiamo capito, perché A intersecato B è pure. Può stare in nessuno dei due? No, perché A unito B è uguale a tutto F. E allora dove sta? In A o in B? L'uno esclude l'altro. Cioè può stare, in certi casi starà in A, in certi casi starà in B. Facciamo per esempio, se io faccio la sezione fino alla radice di 2, se la radice di 2 lo metto in A, sta in A, se la radice di 2 lo metto in B, sta in B. È chiaro? Ok. Questa cosa qui si dimostra, non è una cosa, una proprietà, non è un assioma, si dimostra. Perché io cosa faccio? Prendo questa, non faccio veramente la dimostrazione, faccio un cenno della dimostrazione. Chi è Z? Lo scrivo qua sotto. Z è l'elemento di R determinato dalla sezione di Q data da A intersecato Q, B intersecato Q. Cioè noi avevamo la sezione di partenza sui numeri reali. Se io invece i numeri in A e i numeri in B mi prendo solo i razionali, cosa sarà? Sarà una sezione di Q. Per quale motivo? Se l'intersezione era vuota, continua a essere vuota, perché
A intersecato Q è il conduito di A, B intersecato Q è il conduito di B. A intersecato Q unito B intersecato Q sarà uguale ad A unito B intersecato Q, ma R intersecato Q è uguale a Q, perché R contiene Q. Allora questa, poi i numeri in A e i numeri in B continuano a essere più piccoli quelli di A e più grandi quelli di B. Se era vero prima, è vero anche adesso sui due sottoinsiemi. Quindi cosa significa? Quando vado a prendere solo i razionali, queste sono due sezioni, cioè questi due insiemi sono una sezione del campo razionale. Questa sezione del campo razionale mi va a determinare uno z. Mi vado a fare i conti e vedo che z deve essere per forza più grande di tutti gli elementi di A e per forza più piccolo di tutti gli elementi di B. Quindi z è quello. Quindi cosa mi dice sostanzialmente questa proprietà? Mi dice quella che abbiamo detto l'ultima volta, cioè che è inutile che io faccia di nuovo le sezioni del campo reale, perché se no, cioè perché se le faccio non ottengo nulla di più di prima. Quindi con le sezioni del campo, cioè con i razionali ci approssimo i reali, con i reali è inutile che io voglia approssimare, perché tanto sempre i reali escono. È chiaro? Quindi non uscia, cioè quindi dal punto di vista geometrico noi lo enunciamo questo come un assioma, ma è un assioma non perché, ripeto, dal punto di vista algebrico non si possa dimostrare una volta che uno ha fatto, ha dato gli assiomi di Peano. È un assioma nel senso che noi, questa non è una retta orientata, questa è la rappresentazione che faccio io sulla lavagna di una retta orientata. Che cos'è una retta orientata? È una retta sulla quale io ho stabilito un'origine 0, un'unità di misura 1 e un mezzo positivo, cioè se mi muovo verso destra aumento, se mi muovo verso sinistra diminuisco. Allora cosa mi dice questa assioma? Mi dice che ogni punto della retta orientata corrisponde a un numero reale e viceversa, cioè in questo stiamo dicendo che per me i numeri reali io li vado a rappresentare su una retta orientata, ok? Quindi ogni numero reale corrisponde a un punto su quella retta. Per esempio, come faccio a dire che a radice di 2 corrisponde a un numero? Se io voglio radice di 2, qua sta, diciamo, qua sta 1, qua sta radice di 2, beh, io comincio a calcolare cifre 1,41, 1,42, 1,4, 1,5, 1,41, 1,42, 1,41, 4, 1,41, 5. Stringo, stringo, stringo e quando avrò ipoteticamente fissato tutte le cifre decimali, alla fine sarà rimasto solo un punto, cioè radice di 2. Chiaro? Quindi a ogni numero corrisponde un punto. Viceversa, a ogni punto corrisponde un numero, perché una volta che io ho questo segmento, posso andare a misurare questo segmento se è più lungo di 1,4, se è più corto di 1,5, se è più lungo. Quindi posso andare a determinare tutte le cifre, tutta l'espansione decimale di quella lunghezza e quindi il numero corrispondente a quella lunghezza. Ci siamo fino a qui? Oh. Quindi questo percorso iniziato 2 settimane fa si conclude oggi dicendo che noi abbiamo un insieme che sono i numeri reali, che sostanzialmente è stato costruito, è vero che ho dovuto perdere 2 settimane, ma è altrettanto vero che l'umanità per arrivare a questo ci ha dovuto perdere 2000 anni o di più, molte migliaia di anni. Perché? Perché prima aveva i numeri interi, poi si è accorta che servivano anche i numeri negativi, perché debito e credito non è la stessa cosa. Poi si è accorta che se devo dividere la torta di tre torte tra 7 persone c'ho un problema, devo fare delle porzioni di torta, non posso dividere, perché se con le 3 torte posso accontentare solo 3 persone, devo dare 3/7 di torta a ciascuno se voglio fare le parti uguali, e quindi ho bisogno dei numeri razionali. Fino a lì posso fare tutte le operazioni, posso fare anche i confronti, posso dire che è un campo archimedeo, cioè mettendo da parte tante cose piccole alla fine faccio una quantità grande,
però c'era sempre qualcosa di insoddisfacente perché, per esempio, non posso misurare la diagonale del quadrato di lato 1. Allora, quella come la posso misurare? Alla fine la risposta è per approssimazione. Ha infinite cifre decimali, se la vuoi misurare, la devi misurare per approssimazione. Puoi misurare però l'approssimazione quante cifre decimali vuoi. Quindi, da una parte tu avrai radical 2, che è un numero fisso, a tutte le cifre decimali che vuoi, perché nella regola che ti dà radical 2, che è per esempio la lunghezza della diagonale del quadrato di lato 1, quindi un numero che elevato al quadrato deve fare 2, tu sai, siccome hai un algoritmo per, diciamo, ogni volta che tu vai a stabilire una nuova cifra decimale, puoi vedere se il quadrato è maggiore di 2 o minore di 2. Quindi tu puoi stabilire tutte le cifre decimali che vuoi. Ma in realtà non lo puoi mai fare, diciamo, su un calcolatore, perché un calcolatore ha una capacità di calcolo finita e le cifre decimali sono infinite. Quindi tutti i programmi di matematica seri ti diranno, quando chiedi radical 2, ti scrivono radice di 2, e non ti scriveranno mai 1. Se gli scrivi approssima radice di 2, lui ti chiede quante cifre vuoi, 10, e ti dà 10 cifre decimali, 100 te ne scrive 100, 1000 te ne scrive 1000, perché adesso i calcolatori sono potenti, se vuoi te ne scrive anche 10.000, ma non te ne scriverà mai tutte. È chiaro questo fatto, uno lo ripete, ci insiste tante volte, però questi sono i fondamenti, quindi devono essere chiari. Bene, però in questa costruzione la cosa da notare è che noi non abbiamo mai perso nulla, abbiamo solo guadagnato. Quando siamo passati da n a z abbiamo guadagnato la possibilità di fare la sottrazione. Quando siamo passati da z a q abbiamo guadagnato la possibilità di fare le divisioni esatte, cioè senza essere. Quando siamo passati da q a r abbiamo mantenuto tutto e abbiamo guadagnato il fatto che il campo è continuo, cioè non ci sono punti sulla retta che non siano numeri reali, mentre prima c'erano. Chiaro? Quindi i numeri reali mi descrivo tutti i punti di una retta orientata, quindi ho guadagnato sempre, quindi in questo processo non ho mai perso, ok? Bene, adesso dobbiamo cominciare a fare sul serio. Tutti questi erano tutti preliminari, se vogliamo, ma io ho indugiato su questi preliminari anche perché da una parte chiariscono tanti concetti in maniera, spero, un po' più chiara di quello che sapevate già, dall'altra parte servono anche come forma di ripasso, perché noi nel fare questo abbiamo ripassato come si fanno le addizioni, come si fanno le moltiplicazioni, come si fanno le divisioni, come si ricostruisce un numero in base ai resti, questo magari uno non lo sapeva, oppure abbiamo visto anche qual è la regola per trasformare una espansione decimale periodica in un numero razionale, cosa che una fatta alle medie ma sicuramente non si ricordava. Abbiamo visto la prova del 9, abbiamo visto tante piccole cose che però sono cose che aiutano, che dovrebbero aiutare ad acquisire una maggiore consapevolezza nella conoscenza dei numeri reali. Adesso vediamo un po' quanti minuti abbiamo. Abbiamo una ventina di minuti. Adesso dobbiamo cominciare a costruire, diciamo, dei concetti nuovi. Abbiamo tre cose da fare urgenti. Una sarà un argomento a sé, cioè sarà la costruzione e, diciamo, lo sviluppo dei di calcoli, saper fare un po' di calcoli con i numeri complessi. Però non lo voglio fare adesso. Perché non lo voglio fare adesso?
siamo appena arrivati a una maratona per costruire i numeri reali. I numeri complessi, vedremo che nella costruzione dei numeri complessi guadagneremo qualcosa, il campo sarà, si dirà, geometricamente chiuso, ma perderemo altro, cioè perderemo l'ordine. Ok? Sarà un campo ordinato, quindi, ma non sarà più né Archimedeo, perché sarà un campo geometricamente chiuso, ma non sarà né ordinato né Archimedeo, perché quelle due proprietà sono costruite sull'ordine. E non avrà senso neanche dire se è continuo, perché anche le sezioni come le fai se non c'hai l'ordine? Non le puoi più fare. Però questo lo vogliamo rimandare, perché poi a fare sempre lo stesso tipo di operazione non è una bella cosa. Invece anche qui dobbiamo costruire, diciamo, dare il concetto di estremo superiore, ma anche questo non lo voglio fare subito, lo faremo forse oggi stesso ma più tardi. Voglio invece per prima cosa parlare del concetto di funzione. Ora, perché voglio parlare adesso del concetto di funzione? Il concetto di funzione io lo voglio precisare in generale, cioè voglio dare la definizione di funzione tra due insieme. Però quelle che studieremo noi quest'anno, a questo corso, sono le funzioni reali di variabile reale. Quindi le funzioni dove sia quello che vedremo si chiamerà dominio, sia quello che si chiamerà codominio, sono entrambi R. Allora andiamo a vedere che cos'è una funzione. Allora, avete due insiemi, questo si chiama dominio, questo si chiama codominio. Allora, per usare un'immagine apocalittica, così vi rimane un poco più impresso, io in genere usavo sempre gli arcieri e i bersagli, stavolta voglio usare, questi sono i siti a delle installazioni fisse dei missili nucleari. Ogni punto ha un missile, uno solo. Questi sono invece i bersagli. Allora, i nostri missili sono di ultima generazione, quindi sono ultra sofisticati, non sbagliano mai, e ogni sito spara un missile, uno, non ce n'ha due, tre, cinquanta, ce n'ha uno. Quindi da ogni punto di qua del dominio, da ogni elemento del dominio parte una freccia, perciò lo chiamavo arciere, parte un missile che va a colpire con matematica assoluta precisione un bersaglio. Non ne può colpire 2, 3, 50, ne può colpire uno. Per esempio, sparo da qui e vado a colpire questo. Sparo da qui e vado a colpire questo. Allora, vediamo un po'. Non ho completato la mia funzione, perché ogni elemento deve sparare. Allora, vediamo un po'. Io posso colpire tutti i bersagli? Ho fatto un numero di elementi a caso. Andiamo a vedere quanti sono i siti qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quanti sono questi qua? Mettiamocene uno in più. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Potrò mai colpire tutti i bersagli? Non solo, ma ci sta anche un altro problema. Magari questo bersaglio è importante, per cui
io, per essere sicuro sia distrutto totalmente, colpito, non, una volta non mi basta, magari lo voglio colpire più volte. E allora che succede? E se, diciamo, ci sono alcuni bersagli che vengono colpiti più volte, automaticamente il numero dei bersagli colpiti si riduce. Quindi qual è la situazione? La situazione in questo particolare caso, questo è un esempio di funzione, non è la funzione più generale possibile. Vedete, da ogni punto del dominio parte una freccia, invece sul codominio abbiamo una situazione completamente diversa. Ci sono tre punti del codominio su cui non atterra nessuna freccia. Ci sono, anzi tre, quattro, ok? 3, 4, 5, 6, 7. Allora questi sono 2, 3, 4, 5. Ah, erano 9 questi qua, che sono 1, 2, 3, 4, 5 e 4 che non vengono colpiti. Allora, io avevo 9 bersagli, di questi 4 non vengono colpiti, 1, anzi 3 vengono colpiti da una freccia e 2 vengono colpiti da due frecce. Possiamo avere tutte le situazioni possibili, possiamo avere che molti bersagli non vengono colpiti. Mettiamo che io abbia infiniti silos qua con i missili nucleari e punti tutti i missili sulla cavità avversaria. A quel punto che succede? Che tutte le frecce colpiscono un unico bersaglio e poi ci saranno un sacco di bersagli che invece non vengono colpiti. Può capitare? Può capitare. Quindi la regola per avere una funzione è solo una: da ogni elemento del dominio parte una e una sola freccia. Sugli elementi del dominio non lo sappiamo, può atterrare una freccia, possono atterrare zero frecce, possono atterrare infinite frecce, due frecce, tre frecce, più frecce, non lo so. È chiaro? Quindi la definizione di funzione è questa, la scrivo qua: siano dati un insieme X, che è il dominio, e un insieme Y, che è il codominio. Dominio, insieme da cui partono le frecce. Codominio, dove le frecce atterrano. Una si dice che F è una funzione da x in y e si scrive f due punti x freccia y. La freccia sta per ricordare proprio che la funzione è fa questo, questa cosa qui. Se F è una procedura, un algoritmo, quello che vi pare, se per ogni X appartenente a X esiste unico Y appartenente a Y, Y uguale F di X.
cioè io prendo ogni elemento di x, devo poter produrre in qualche modo un elemento unico, cioè la freccia non si può biforcare, non, questi qua non sono missili a testata multipla che possono colpire tre bersagli, no. Per ogni x esiste un unico elemento y che viene colpito da x tramite f. Y si dice immagine di x attraverso f. Immagine di x attraverso f. Chi ha l'immagine di x attraverso f? Il bersaglio colpito da x. X spara e colpisce un bersaglio. È chiaro? Va bene. Allora, vediamo un po' se ora... No, c'è ancora 5 minuti. Io posso a questo punto cominciare a farmi delle domande. In base a queste domande posso dare alcune definizioni. Come io ho l'immagine di un solo elemento, posso andare a considerare l'immagine di un insieme. Definizione: ho un insieme E contenuto in X. Chi è F di E? È per definizione l'insieme di F di X tali che X appartiene a E. Questo si chiama immagine di E attraverso. Cioè, invece di vedere i bersagli colpiti da un singolo arciere, da un singolo elemento di X, F di E uguale def l'insieme degli F di X tale che X appartiene a E. La barra verticale si legge tale che. Quindi che significa? Significa che vado a vedere chi è, questo è un insieme, in questo insieme chi ci sta? Tutti gli elementi che sono immagini di qualche X appartiene a E. Cioè tutti i bersagli colpiti dagli arcieri che stanno dai silos, dai missili che partivano da elementi. È chiaro? In particolare f di x grande si dice insieme immagine di x attraverso f. Oh, attraverso f spesso non si dice. È l'immagine. Chi è quindi, chi è l'immagine? In questo caso, nel caso dell'esempio, nel caso che abbiamo fatto noi, l'immagine coincide con tutto y, sì o no? No, chi è l'immagine? F di x è questo insieme qua. Questo è f di x. Cioè sarebbero i bersagli colpiti. Quindi voi dovete entrare nell'ordine idee. Sparo, bersagli. Spara x. Chi è f di x? Il bersaglio colpito da x, diciamo, quando spara x. Chi è f di x grande? Tutti i bersagli colpiti. Chi è f di e? Tutti i bersagli colpiti quando sparo da un punto di e. Non è che è difficile. Allora, per vedere se avete capito, prima di fare la pausa facciamo un ultimo esempio che è abbastanza famoso, questo qua. Si può adattare anche alla lingua inglese, ma io lo faccio in lingua italiana perché tanto funziona lo stesso.
Allora, ci sta una sentinella, c'è un accampamento di soldati. La sentinella deve valutare chi passa. Allora, ci sta uno che vuole entrare nell'accampamento, una spia, si mette dietro un cespuglio e cerca di capire qual è la regola per la parola d'ordine. Allora, arriva il primo che vuole entrare e alla sentinella gli chiede parola d'ordine. La sentinella fa 6, quello risponde 3 e passa. La sentinella può passare. Arriva un altro e la sentinella fa 10, lui risponde 5 e la sentinella lo fa passare. Arriva un terzo, la sentinella dice 12, quello risponde 6 e la sentinella lo fa passare. Arriva un'altra persona ancora, la sentinella dice 8, il soldato risponde 4 e la sentinella lo fa passare. Allora lui dice ho capito, si presenta, la sentinella gli dice 4, lui cosa risponde? 7. Qualunque cosa risponde, ci sta 50% di probabilità che la sentinella lo ammazzi, anzi più del 50%, perché alcuni che lo sanno questa cosa sanno che lui ha risposto 2 perché ha pensato che la funzione fosse la metà. Invece la funzione era il numero di lettere. Allora, siccome 4 c'ha 7 lettere, quando lui risponde 2 viene fucilato. Ma poteva anche essere che la funzione era la metà. Allora, se lui diceva no, è il numero di lettere perché l'ho visto questa scuola, allora andava a dire 7 e quello invece l'ha fatto veramente la metà. Oppure, siccome nell'accampamento si sapeva, dice 4 è una parola a quale bisogna rispondere, non si può rispondere, no? Magari la regola è che, siccome tutti anche nell'accampamento avevano studiato questo esempio precedentemente, avevano stabilito che a 4 bisognava rispondere, non si può rispondere, e lui se risponde 2 risponde 7, lo cucino. Capito? Cioè, cosa dice questo esempio? Dice che se io ho una funzione a ogni cosa deve rispondere. Quando andremo a studiare le funzioni di variabile reale, quando io ho per esempio 1 su x, il dominio di 1 su x saranno tutti gli x diversi da 0, perché se ci metto 0, 1 su 0 non si può fare. Quindi quello sarà lo studio del dominio o campo di esistenza. Poi deve rispondere una cosa unica, quindi quando io andrò a studiare la radice quadrata di 9 non fa più o meno 3. Se voglio una funzione io me ne devo scegliere una, o quella positiva o quella negativa. Se scelgo sempre quella positiva avrò un certo grafico, altrimenti avrò un altro pezzo. La terza cosa è che se io ho dato i valori di una funzione su alcuni elementi, questo non significa che io possa capire la regola generale che mi dà i valori della funzione su tutti gli altri elementi. Ci possono essere due funzioni che coincidono su tutti questi elementi e quando arriva a questo, questo spara da un'altra parte. Chiaro? Quindi la funzione non va intesa. Questo concetto in particolare è importante perché fino all'inizio del Novecento si intendeva come funzione la regola, tra virgolette. Quindi io dovevo specificare la procedura. Si è passati a dare il concetto come sì, nella procedura io però posso anche dire punto per punto quello che voglio fare. Quindi non è che deve essere una regola unica, posso anche dire la mia funzione è, per esempio, quando voi andate a fare 1 su x sulla calcolatrice, se ci mettete un numero diverso da 0, quella calcolatrice vi risponde l'approssimazione di 1 su x, altrimenti vi risponde e, perché la funzione
La calcolatrice deve comunque costruire una funzione su qualunque input. Quindi lei ha l'istruzione che quando ci metto 0, siccome 1 su 0 non si può fare, la calcolatrice mi risponde comunque un valore alfanumerico e, che significa errore, che vuol dire che ho sbagliato. Quindi quella, la calcolatrice costruisce una funzione completa anche nel caso x uguale a 0. Ovviamente non mi risponde un numero, ma mi risponde un simbolo che sul display mi fa questa e per dire che ho sbagliato. Va bene, adesso ci riposiamo e poi andiamo, continuiamo con il prossimo.